credo sia una delle persone più gettonate del paese, sia nelle varie città, sia in televisione, sia dappertutto, sarà stanca, vediamo che stasera riesca, vabbè. E poi voglio ringraziare la casa, che in questa città tiene molto duro, non tanto come puro e semplice sostegno alla Palestina, ma con un tentativo di pensare oltre che fare, e non è poca cosa. Dunque, Paola Caridi non ha grande bisogno di presentazione, però la presento lo stesso. Hola, saggista, giornalista, si occupa da oltre 20 anni di storia politica contemporanea del mondo arabo. Dal 2001 al 2003 è stata corrispondente dal Cairo per Lettera 22, di cui peraltro il presidente ha fondato, insieme ad altri giornalisti, che è un'associazione di giornalisti e giornaliste nata nel 1993 e specializzata in temi di politica internazionale, cooperazione e cultura. Dal 2003 al 2013 Paola ha vissuto e lavorato a Gerusalemme, collaborando con alcune delle maggiori testate italiane, e da 15 anni cura un blog sulla cultura e l'attualità araba, un blog secondo me prezioso che si chiama invisiblearabs.com, da leggere con una certa regolarità. Non in questo periodo, perché c'è solamente un ceasefire now sulla home page, quindi e poi c'è un po' troppo da fare al fuori. Ha scritto molto Paola, a parte tutta la sua attività giornalistica, ha scritto una serie di libri pubblicati da Feltrinelli. Vabbè, quello di cui stasera parleremo è Hamas, che è un libro che tra l'altro Paola ha scritto parecchio tempo fa, la prima edizione uscì nel 2009 e poi nel novembre del 2023 è uscita un'edizione aggiornata nel senso che è davvero aggiornata e ha una coda, diciamo, una specie di capitolo finale, un epilogo. Però al suo attivo ha altri saggi, uno da titolo curiosissimo secondo me, Arabi invisibili, catalogo ragionato degli arabi che non conosciamo, quelli che non fanno i terroristi, poi ce lo spiegherà. Questo uscì nel 2007, poi Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele, di cui l'edizione aggiornata è uscita nel 2022. E poi ha scritto una serie di libri per ragazzi e ragazze, in particolare Gerusalemme, la storia dell'altro, uscito nella collana Kids di Feltrinelli nel 2019, e infine Pace e guerra, proteggere i diritti e costruire la democrazia, sempre Kids 2023. Allora, vi dico come io vorrei fare la serata, e vorrei anche che voi, il pubblico, avesse un ruolo, non semplicemente come fossimo in televisione. Quindi io adesso faccio 2 o 3 domande a Paola su di lei, ma non perché voglia sapere i fatti suoi, la sua vita privata, ma mi interessa capire alcune cose che l'hanno portata a fare giornalismo come lo fa. E poi invece la seconda parte della serata io la dedicherei decisamente alla sua ricerca su Hamas. Perché appunto non è stato, io mi ricordo, posso raccontare un aneddoto? Io nel 2005 proposi a Feltrinelli un libro su Hamas, presentando una sinossi di quello che invece era uno schema di quello che il libro poteva diventare, a cura di uno studioso palestinese. Era il 2005, probabilmente era troppo presto. Mi dissero no, Hamas non interessa a nessuno in Italia. Per cui io sono molto ammirata del fatto che qualcuno sia riuscito a far capire in tempo, anche insomma, in tempo abbastanza precoce, che invece bisogna occuparsene come di questa organizzazione politica, di questa forma di... E quindi partiamo dalla prima parte della serata, che è questa appunto. Il libro è dedicato a Hamas, a uno storico, Paolo Spriano. Quindi io vorrei sapere da Paola come si è formata da giornalista studiando la storia, perché nella sua scrittura si capisce molto bene che per Paola sono importanti 3 tempi, il passato, che porta al presente, e il futuro, che è quello che il presente ci costringe a immaginare. Quindi prego.
Allora, innanzitutto grazie di nuovo, grazie a Maria Nadotti, grazie alla casa, e mi piace che venga chiamata casa, senza ulteriori precisazioni, perché è la casa. E visto che poi appartengo su per giù a una generazione in cui queste case sono state occupate, aperte, quindi è anche, provo anche una certa emozione a sentire i sapori di un tempo. E tra i sapori di un tempo c'è anche il rapporto con la storia, nel senso che è dedicato questo libro a Paolo Spriano, perché è stato il mio docente e il mio maestro all'Università di Roma, alla Facoltà di Lettere, insegnava storia dei partiti politici. Non esisteva l'insegnamento di storia contemporanea a Lettere in quel momento, esisteva solo storia dei partiti politici, che suppliva in qualche modo. E a un certo punto arrivò Paolo Spriano da Cagliari. In quel tempo Renzo De Felice era stato, come dire, molto osteggiato dentro la facoltà di Lettere, quindi si spostò alla facoltà di Scienze Politiche, sempre alla Sapienza. E quindi arrivò questo professore che non aveva nessun, come dire, rapporto con l'istituzione da lungo tempo. Facciamo le lezioni alle 2 del pomeriggio. E quindi non erano le lezioni della mattina. Lui, come sapete, è stato lo storico del Partito Comunista Italiano. Allora guidava la fondazione, l'Istituto Gramsci, non era fondazione allora, era l'Istituto Gramsci di Roma. E però era un giornalista, lo era stato ed era anche in quel momento un giornalista. E io sin da piccola avrei voluto fare la giornalista, quindi avevo deciso di mettere insieme diversi elementi che consideravo fondamentali per diventare giornalista. Una era la storia, appunto, e in storia mi sono laureata. L'altra era lingua e letteratura, e quindi in un periodo felicissimo della facoltà di lettere a Roma, io studiai 3 anni la triennalizzazione con Alberto Sorrosa, andavo ad ascoltare le lezioni di Luca Serianni, che era appena arrivato come il più giovane professore ordinario, andavo a sentire Armando Petrucci le lezioni di paleografia latina, e ho fatto la biennalizzazione con Rosario Villari. Cioè era proprio un brodo di cultura estremamente interessante, che poi è proseguito dopo la laurea, perché a quel punto è entrata quella dimensione fuori dall'Italia che per me era fondamentale altrettanto, e con un dottorato in storia delle relazioni internazionali, quindi a Firenze con Ennio Di Nolfo. E quindi, come dire, è proprio una costruzione fatta di mattoncini, che non è fatta tanto di tecnica giornalistica, e quella si acquisisce con la pratica, frequentando i giornali e i bravi giornalisti, ma era una questione della cultura di base che per me era fondamentale. Nel caso di Spriano, mettere insieme lo sguardo sul presente, compreso un presente che non è fatto solamente di documenti, elaborazione politica, fatti, ma che è composta anche delle, adesso si usa un po' troppo la parola sentimenti, ma insomma di quella parte del proprio rapporto con la realtà, la politica, la società. Lui metteva insieme queste cose, quindi metteva insieme grande rigore nell'uso delle fonti, e allo stesso tempo però uno sguardo sulla quotidianità che fa parte poi della storia, e soprattutto della storia contemporanea, perché noi abbiamo un grande vantaggio che però Carlo Ginzburg ci ha aiutato a superare, no? Di comprendere le vite, le biografie delle persone attraverso le documentazioni. Quando si fa storia moderna, nel caso della storia contemporanea, abbiamo un grande vantaggio, che è quello di avere i testimoni e di poterli ascoltare, e nello stesso tempo però sappiamo anche che la memoria è fallace, cioè la memoria ci fa
dire cose che invece magari sono successe 3 anni dopo rispetto a quello che pensavamo, che non sono mai successe, che magari sono successe a qualcun altro. E quindi bisogna sempre tenere insieme i due piani, e io l'avevo già fatto scrivendo un libro sulla scissione di Palazzo Barberini, quindi mi ero già allenata. E poi quindi non è stato difficile quando, in questo caso, l'allora capo della saggistica di Feltrinelli, Celsi, mi ha detto 2 anni dopo, il tuo tentativo nel 2007, mi ha detto: ma perché non scrivi un libro su Hamas? E io non ero molto convinta, e quindi ho dovuto fare un'operazione su me stessa di ritornare a quell'insegnamento di Paolo Spriano e dire: beh sì, se io applicassi il metodo che ho applicato sulla storia dei partiti italiani, forse riuscirei a comprendere, senza schiacciarle ovviamente, un movimento come Hamas. Senti Paolo, però c'è un precedente. Tu scegli come tua zona, da prima del libro su Hamas, scegli come tua zona il Medio Oriente, il Vicino Oriente, l'Egitto. Ecco, come si arriva? Perché è lì che tu poi applichi la tua metodologia. Cosa come si arriva dal punto di vista biografico? Beh, può essere anche professionale. Entrambe, nel senso che io mi ero occupata di veramente della dimensione europea, e poi i casi della vita hanno fatto sì che mio marito fosse assegnato come corrispondente in Egitto, Filippo Landi, diventasse il corrispondente della RAI in Egitto e poi il corrispondente della RAI a Gerusalemme. E a quel punto c'è stata una scelta che non era proprio di quelle semplicissime, e cioè di andare insieme come una famiglia. E credo che questo sia un altro di quegli sguardi che spesso vengono considerati come degli sguardi marginali, e cioè di vivere all'interno di un qualsiasi città, a Milano come a Gerusalemme, con una famiglia, che vuol dire con altre esigenze, che vuol dire frequentando altri pezzi della città, delle strade, dei luoghi, delle istituzioni. E questo è stato, direi, un altro salto di qualità, perché ci ha costretto anche a mettere insieme la professionalità, quindi il giornalismo tout court, anche con una vita che ci faceva scoprire cose diverse rispetto a quello che ci saremmo anche immaginati. Ma infatti questo è interessantissimo, è proprio l'arte del vivere che a un certo punto ti dà intelligenza sul resto. E poi ti volevo chiedere invece una cosa che ha a che vedere proprio col tuo metodo in particolare, per come sei arrivata a costruire questo libro, che è una cosa che continuo a pensare da anni. Quando si fa una ricerca sul campo, per esempio le fonti diventano fondamentali, perché bisogna sceglierle, bisogna filtrarle, bisogna verificarle costantemente. E quindi mi piacerebbe che ci raccontassi un pochino come ti sei mossa per arrivare a quel libro, su questo piano. E anche prendendoci dentro anche il fatto della lingua, per l'appunto, e di due culture molto lontane l'una dall'altra. Allora, i miei amici arabisti sanno che io non parlo, o meglio, parlo l'arabo per andare al mercato, ma non sono un arabista, quindi io ho bisogno di un interprete. Sul codice sociale invece ne so più di molti arabisti, perché ho vissuto lì quotidianamente. Il nostro figlio è andato a scuola lì, sono andata in tutti i mercati della Palestina a vedere anche le differenze fra i tipi di verdure, cosa che non solo non è scontata, ma secondo me è importante. E anche proprio il codice sociale, il codice dei comportamenti a seconda della classe sociale, a seconda delle diverse parti della Palestina, a Khalil, Hebron, sì, ci si comporta in un certo modo, a Ramallah in un altro, e questo bisogna sempre prenderlo in considerazione. Ma per affrontare questo libro io non ho mai dimenticato il fatto che ho cominciato facendo la cronista su Hamas, cioè che io sono arrivata a Gerusalemme nel 2003, c'era ancora la seconda intifada, io arrivo
nell'estate e c'è uno dei più sanguinosi attentati, suicidi verso Mea Sharim, verso la parte ultraortodossa della città. Nel gennaio successivo del 2004 c'è l'ultimo attentato suicida su un autobus a Gerusalemme, non molto lontano da dove vivevamo, veramente 200 metri, ma come dire, è strano, non lo si sente se non si è non solo vicini, ma dipende da come sei, se sei più in alto, sei più in basso, se sei coperto dai palazzi, non è detto che tu senta una cosa così terribile. E quindi ho cominciato facendo la cronaca anche della transizione politica palestinese, perché nel 2004 succedono cose rilevanti per la politica palestinese. Si apre un nuovo capitolo, perché viene ucciso in un omicidio extragiudiziale, omicidio mirato extragiudiziale, Sheikh Ahmed Yassin, il padre spirituale e fondatore di Hamas, all'inizio di marzo. Neanche un mese e mezzo dopo viene ucciso sempre nello stesso modo Abdelaziz Arantisi, sempre a Gaza. Quindi c'è già una transizione di Hamas, passano pochi mesi e muore Yasser Arafat. Quindi è proprio un capitolo nuovo della storia politica palestinese che si apre, ma io l'ho affrontata da giornalista, non da storica. E quindi quando sono arrivata al libro c'era tutto quel bagaglio, cioè le elezioni presidenziali, le elezioni municipali all'interno del territorio palestinese occupato, Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Cioè, sono state le elezioni politiche, la vittoria di Hamas, seguire la campagna elettorale prima ancora di studiarla, vedere i comizi sia di Fatah sia Hamas, capire il tipo di persone che partecipavano ai comizi. Questo secondo me è tutta una parte che io poi ho usato nel libro, prima di sapere che avrei scritto un libro su Hamas, e che mi ha dato in fondo una specie di rodaggio da una parte, e dall'altra mi ha dato uno sguardo che era già nella storia contemporanea. Ed è ovvio che l'ho affrontato, anche quella cronaca, quel essere cronista l'ho affrontato con quel background di cui parlavo prima. Quando è arrivata l'ipotesi del libro e poi l'ho accolta, a quel punto ho dovuto tirar fuori il metodo, appunto, che avevo imparato con Spriano, ma applicato in un luogo che era completamente diverso dall'Italia. Non tanto come dinamiche, perché soprattutto nella parte laica le dinamiche politiche all'interno dei partiti non erano così differenti, ma Hamas era un mistero, perché Hamas era stato clandestino per moltissimi anni, quindi io avevo un'ulteriore difficoltà, quella di scoprire un mondo, e là sono stata fortunata, là è stata fortuna, nel senso che io ero nel luogo giusto, cioè in Palestina, nel momento in cui gli appartenenti, militanti, leader, uomini, donne di Hamas volevano raccontarsi, cioè volevano dare la propria versione e anche parlare di come Hamas è fatta. Cioè loro pensavano di essersi del tutto sdoganati, di non essere più clandestini, di essere usciti dalla clandestinità. E quindi questo racconto della struttura, che per me, vabbè, per una che come me che ha fatto storia dei partiti politici, era una cosa importantissima, non solo per una che aveva già scritto un libro sulla storia di un partito, era importantissima. Quindi quando mi facevo raccontare la struttura politica, come era suddivisa il movimento di Hamas, questo strano centralismo democratico, le circoscrizioni, il processo decisionale, e io l'ho potuto fare non solo perché c'era già una bibliografia alle spalle, attenzione, cioè non sono stata né la prima né l'ultima a occuparmi di Hamas, quindi c'erano già libri molto buoni, anche libri di studiosi israeliani molto, molto buoni,
Io avevo dalla mia il fatto di farmelo raccontare dai protagonisti. E quindi ho tentato di mettere insieme questo racconto di chi voleva uscire dalla clandestinità e far capire com'erano, chi erano, com'erano, e quindi aprire questo velo sul mistero di una, non solo di un movimento, ma di una lista elettorale che poi aveva vinto in maniera così netta. Erano anche molto, se mi ricordo, quando sono entrati nel Parlamento di Ramallah i deputati di Hamas, erano emozionati, erano a disagio, cioè non erano, come dire, non avevano l'esperienza che avevano gli altri di Fatah nel entrare nel Parlamento. Quindi questo sì è aneddotica, ma nello stesso tempo ti fa comprendere anche quanto loro volessero raccontarsi. Su questo però c'è stato bisogno anche delle verifiche, nel senso appunto che c'è un problema di memoria, che c'è un problema anche di lettura parziale, nel senso tu leggi te stesso e sei parziale quando leggi te stesso. E lì c'è stato tutto il lavoro delle fonti, da una parte non le chiamerei nemmeno fonti secondarie, ma andare a parlare con gli analisti politici per capire per esempio alcuni passaggi della storia palestinese, farsi raccontare, non solo leggere i testi, ma farseli raccontare anche dagli analisti in loco, con tutte le differenze, perché tu sai bene che gli analisti palestinesi spesso si dividono anche per appartenenza, se non politica, ma per appartenenza culturale, quindi le letture sono diverse a seconda delle persone che tu incontri. E poi ci sono quelle fonti che non sono palestinesi, cioè a un certo punto, per fortuna, nella versione italiana non c'è tanto, c'è in parte ma non tanto, nella versione americana di questo libro sì, uscirono i documenti di WikiLeaks. Quindi tutta la dimensione internazionale, regionale e internazionale, che, come dire, era filtrata attraverso il lavoro del giornalismo, era lì, come se io fossi entrata nei ministeri degli esteri di buona parte dei paesi, ed io avevo già avuto una bella frequentazione degli archivi dei ministeri degli esteri in giro per l'Europa, quindi tutti i telegrammi, tutti i vari rapporti che partivano dai consolati, dalle ambasciate, soprattutto dalle ambasciate, e andavano a finire nelle capitali, contenevano anche una lettura di Hamas, contenevano una lettura della politica palestinese e anche di Hamas. In questo modo alcune verifiche le ho potute fare, di, per esempio, di alcuni passaggi fondamentali del rapporto con alcuni paesi e tra Hamas e alcuni paesi arabi, del non rapporto fra Hamas e alcuni paesi occidentali, che però erano stati importanti, per esempio quando hanno deciso di sospendere gli attentati suicidi e di andare alle elezioni. È stato tutto un lavoro di costruzione di un muro non fatto solamente di mattoni, ma fatto di tante cose, anche di materiale di risulta, non so come dire. È proprio un muro che non è di quelli che si costruiscono belli con i mattoni belli squadrati, ma è stata una costruzione un po' complessa. Infatti il tuo libro è complessissimo da leggere, e soprattutto viene voglia di fare delle mappe, lo si legge, viene voglia di cominciare a fare proprio delle tavole sinottiche, perché per esempio la stampa italiana, le televisioni italiane l'hanno molto semplificata questa storia. Per esempio la vittoria elettorale del fine gennaio del 2006, le più democratiche elezioni della Terra, seguita da 750 osservatori mondiali, e tuttavia nel giro di pochissimo tempo è successo qualcosa per cui Hamas, che non se lo aspettava, come tu sostieni, non si aspettava assolutamente di avere la maggioranza dei voti di tutti i territori occupati di Palestina, si ritrova appunto a entrare goffamente nel palazzo nei palazzi poi nei palazzi. Non solo nel Parlamento, ma anche nel palazzo del governo, cioè ad assumere anche il ruolo di nuovo governo della Palestina. Ha provato a fare il governo di unità nazionale con Fatah,
e Fatah aveva rifiutato. Non solo c'è questa storia qui del quel giorno delle elezioni, che chi era lì come cronista o come osservatore internazionale se lo ricorda benissimo. Sono stata contestata per aver detto che era stato un giorno di sole in cui le persone erano felici di andare a votare, ma veramente erano felici di andare a votare. Donne, uomini, ma erano tutte le famiglie che andavano ai seggi elettorali, e poi uscivano mostrando il dito blu sporco d'inchiostro perché si era votato, quindi per evitare brogli e per evitare che qualcuno votasse due volte si doveva intingere il polpastrello nell'inchiostro. Secondo me la cosa importante di quel momento, ed è stata l'ennesimo come dire fallimento di un modo di fare il giornalismo anche allora, non solo per gli anni successivi, è che la cosa interessante è stato il prima e il dopo. Senza spiegare il prima non si comprende il dopo. Quelle elezioni sono state sostenute da tutta la comunità internazionale. Israele non ha posto così tanti ostacoli, anche se, come dire, i palestinesi residenti a Gerusalemme sono andati a votare di fronte a un impiegato delle poste, non nel chiuso di una cabina elettorale in cui la segretezza del voto veniva sostenuta, conservata. Però, come dire, per come è la situazione sul terreno lì, tutto era andato liscio, virgolette. Erano state sostenute le elezioni sia all'interno della regione araba, dei vari paesi, soprattutto l'Egitto. Gli Stati Uniti non solo non avevano posto ostacoli, ma le avevano sostenute. Israele aveva fatto votare persino, fra molte virgolette, i palestinesi di Gerusalemme, cosa che non ha fatto nel 2021, e quindi a nessuno, a Hamas, aveva chiesto prima delle elezioni un riconoscimento formale di Israele. E quindi la domanda sorge spontanea: perché non l'hanno fatto prima? Perché probabilmente la politica è fatta di pragmatismo e di compromessi anche. L'idea era probabilmente, così come ce l'aveva Hamas, che Hamas non avrebbe vinto e quindi avrebbe fatto l'opposizione costruttiva, e quindi pian pianino si sarebbe inglobata dentro una cornice istituzionale come era quella dell'autorità nazionale palestinese. Non solo, Hamas fino ad allora aveva rigettato il processo di Oslo. Non solo la carta fondativa parla della Palestina dal Mediterraneo al Giordano, da Nas al Nakura, cioè dall'estremo nord all'estremo sud a Rafah, ma come dire, non aveva neanche riconosciuto l'idea di un territorio palestinese occupato che avesse un'autorità come la ANP. A parte lo scontro con Arafat. Dunque, se un movimento come Hamas decide di partecipare alle elezioni, prima presidenziali, con una sorta di desistenza, cioè dicendo ad Abu Mazen: tranquillo, non solo non mettiamo un nostro candidato, ma ti sosteniamo. Se come dire, decide di partecipare alle elezioni municipali e le vince e le stravince, se decide di partecipare alle elezioni politiche, vuol dire che riconosce l'autorità dell'autorità nazionale palestinese, riconosce i confini del 67, riconosce il territorio palestinese occupato. Quindi c'era un implicito non riconoscimento di Israele, ma l'implicito riconoscimento del 1967. Questa cosa era stata accettata. Il problema è che poi Hamas ha vinto e quindi non è rimasta sui banchi del Parlamento di Ramallah e la dipendenza di Gaza City, ma è andata
al governo, e a quel punto la comunità internazionale, secondo me, ma non solo secondo me, perché questo, come ripeto spesso, me l'hanno detto molti dopo alcuni anni, nel 2006-2007 abbiamo sbagliato, molti vuol dire politici, diplomatici, anche analisti, però abbiamo sbagliato allora, purtroppo devo dire. Quando Hamas arriva al governo, tutto si ripropone in un altro modo, e cioè Hamas deve riconoscere Israele prima che assuma il governo dell'autorità nazionale palestinese, e da lì quella capacità di gestire un compromesso, anche proprio di costruirlo, di costruire una cornice, non esiste più, ed è la slavina che conduce fino a oggi, nel senso che da quel momento in poi c'è una presenza delle brigate al-Qassam che decidono anche alcune cose politiche, come il rapimento di Gilad Shalit, come la presa del potere, proprio potere fattuale, a Gaza, e da lì c'è la chiusura blindata di Gaza da parte di Israele, e innanzitutto delle forze armate israeliane che blindano su tre lati Gaza, e quando dico blindano vuol dire sigillano su tre lati Gaza, compreso il lato marittimo, e a sud vi è una politica che è leggermente diversa dall'Egitto, ma fino a un certo punto, nel senso che solo per un anno e mezzo o due il confine di Rafah è un confine poroso, forse più di 2 anni, perché già durante Mubarak c'era il confine poroso, per cui attraverso i tunnel fra il sud di Gaza e l'Egitto, cioè Rafah, passava tutto ciò che non riusciva a passare attraverso attraverso Kerem Shalom. Sono tutti nomi che adesso sentite forse nei telegiornali, che però esistevano anche prima, non venivano detti, ma insomma esistevano anche prima. E i tunnel militari nessuno ne sapeva niente, perché erano militari e quindi segreti, ma nei tunnel, i cosiddetti tunnel civili scavati da ragazzini, in cui molti palestinesi hanno perso la vita, molti ragazzini della Gaza più povera, che ce ne vuole insomma, dei più poveri dei poveri, passavano dalle mucche alle macchine, dal Voltaren che ho usato per il mio piede perché me l'ho preso una storta ed era egiziano, i giocattoli per i bambini, il latte in polvere, i pannolini, gli assorbenti, entrava di tutto da lì. Però questa slavina ha significato non solo una chiusura sigillata di Gaza, ma ha significato per Hamas un cambiamento profondo all'interno della struttura, perché vi è stato un controllo di Gaza da parte di Hamas che ha significato una costruzione di un potere e poi di un regime. E cioè non solo chi governa, ma chi amministra e chi costruisce un vero e proprio esercito, cioè le brigate al-Qassam, dalle brigate degli anni 90 alla armata, si militarizzano e diventano un vero e proprio esercito, come si è visto in questa fase, in questi ultimi mesi, cioè si è toccato con mano e me in questi ultimi mesi. Vuol dire la gestione della leva fiscale, dei rifiuti, dei servizi sociali, delle scuole, in parte, perché gran parte delle scuole sono quelle dell'UNRWA, perché l'80% dei palestinesi di Gaza è rifugiato, eccetera, eccetera. Vuol dire che anche la preponderanza di Hamas a Gaza cambia gli equilibri nella struttura e diventa molto più importante anche nelle decisioni, fino a che a un certo punto non arriva, ormai 10 anni fa, Yahya Sinwar, che fa parte dello scambio dei prigionieri fra il soldato israeliano Gilad Shalit e 1027 prigionieri
palestinesi di tutte le fazioni, non solo, non sono stati liberati solamente prigionieri di Hamas in quel momento, e lo si vede anche adesso quando Hamas dice, chiede la liberazione di Ahmed Saadat, Fronte Popolare, e di Marwan Barghouti, Fatah. E arriva Yahya Sinwar e radicalizza Hamas dentro Gaza. Chi lo conosce dice che è una persona molto decisionista e difficile dal punto di vista del rapporto con gli altri, non vuole decidere lui e tenere tutto nelle sue mani. Le ultime inchieste giornalistiche parlano dell'attacco del 7 ottobre come un attacco deciso da lui e altre quattro persone, e non deciso con la leadership all'estero. Questo vuol dire anche che adesso dobbiamo aspettarci una ricomposizione di Hamas, perché le altre parti non sappiamo come stanno realmente reagendo rispetto a quello che è successo. Ecco, io credo che sarebbe utilissimo se tu ci raccontassi però una cosa che è implicita in quello che hai detto finora, che è che uno pensa ad Hamas come una cosa che riguarda Gaza. Invece, appunto, per avere la super maggioranza alle elezioni dell'inizio del 2006, evidentemente c'era un elettorato pronto. Allora, secondo me sarebbe utilissimo se tu ci dicessi un pochino meglio chi sono i palestinesi, perché noi pensiamo a Gaza, ai territori occupati, quelli là sulla Cisgiordania, la West Bank, ma poi in Israele, dove abitano più o meno 9 milioni di uomini e di donne, 1.200.000 sono arabi. Ma no, sono di più. Beh, sono quasi 2 milioni, ma poi ci sono i palestinesi dentro le carceri, ci sono i palestinesi dentro i campi profughi di tutto il vicino Oriente, e poi c'è l'altra componente gigantesca che è la diaspora. In realtà oggi i palestinesi sono, credo, più numerosi fuori dai territori occupati e da Gaza che non quelli lì. Allora, secondo me, perché, e appunto tu hai accennato dicendo che si tratterà adesso di ricomporre quello che Sinwar e i suoi altri tre, bisognerà ricomporla con tutto il resto delle varie componenti in giro per il mondo e non solo nel vicino Oriente di Hamas. Se no sembra che sia un gruppetto terroristico locale, e non è così. Se ci puoi dire tutto quello che sai. Allora, la frammentazione palestinese è il vero problema. La questione palestinese è la frammentazione adesso. Dico un dettaglio sull'UNRWA, perché fa parte di questa frammentazione. Anche l'UNRWA è stata descritta, cioè l'agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi dal 1949, anche l'UNRWA è stata definita come un oggetto presente solo a Gaza, così come Hamas, così come i palestinesi di cui parliamo adesso. Ma l'UNRWA fornisce aiuto, educazione, sanità, servizi sociali e soprattutto un registro in cui iscriversi, per cui noi sappiamo precisamente quanti palestinesi rifugiati ci sono nel mondo, in campi profughi che sono 58, 13 dei quali sono a Gaza, uno è a Gerusalemme Est, poi ce ne sono molti in Cisgiordania, e ce ne sono tantissimi fra Giordania, Siria e Libano. Quindi il rifugio palestinese è un rifugio che comprende buona parte del Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia Occidentale, chiamiamola come preferiamo in questo momento. A Gaza, dentro la striscia di Gaza, a meno di 400 km quadrati, l'80% della popolazione è rifugiata. Parliamo di un totale di rifugiati in tutti i 58 campi profughi che vi ho detto, che ammonta a 5.700.000 palestinesi.
ci sono anche altri tipi di rifugiati che sono iscritti, diciamo 6 milioni di palestinesi sono quelli rifugiati. 2 milioni di palestinesi sono quelli che hanno la cittadinanza israeliana, cioè sono quelli che sono rimasti nella Palestina mandataria, nella Palestina storica, e non sono stati cacciati. Discendenti. I discendenti, ovviamente. E anche nel caso dei rifugiati, i discendenti, perché l'UNRWA non ha dato solamente la qualifica di rifugiato a chi come è stato cacciato nel 1948 e nel 1967, la NACPA e la NACSA, ma ha dato la qualifica di rifugiato anche a figli, nipoti, pronipoti, a tutti i discendenti, cosa che viene contestata moltissimo per esempio dall'estrema destra israeliana. In questi, non più tardi di un mese fa, hanno fatto una conferenza all'interno della Knesset in cui hanno affrontato la questione dell'UNRWA. E questo è stato per esempio uno dei nodi della questione, il fatto che sia l'unica agenzia che dà il titolo di rifugiato non solo a chi in prima persona, tutti morti peraltro, ma anche agli altri. Questo cosa significa? Questa è la questione, perché c'è un registro, non è come dire una riserva indiana, il rifugio palestinese, è un registro in cui ci sono milioni e milioni di persone. Oltre a quelli che vi ho detto, cioè i 6 più 2 dentro Israele, ci sono quelli che non sono rifugiati dentro la Cisgiordania, dentro Gerusalemme Est e dentro Gaza. Le Nazioni Unite usano il singolare per il territorio palestinese occupato, non il plurale, perché noi evidenziamo la divisione, cioè Gaza è staccata, Gaza lì è lontana dalla Cisgiordania e non c'è comunicazione. Tra Gerusalemme Est e la Cisgiordania non c'è comunicazione, nel senso che è solo unidirezionale: chi è di Gerusalemme può andare a Ramallah o può andare a Betlemme, chi è di Betlemme o di Ramallah non può entrare a Gerusalemme. Quindi noi evidenziamo la divisione, ma per le Nazioni Unite sono il territorio palestinese occupato, e questo dà anche il senso di una unità che deve rimanere necessaria anche nella nostra testa. I rifugiati palestinesi che sono a Gaza sono all'interno di un territorio che non era così nella storia. Gaza noi la vediamo come un luogo ormai distrutto, non solo per quello che sta succedendo adesso agli uomini, alle donne, ai bambini, agli anziani, ma per quello che è stato fatto, l'omicidio che è stato fatto, che viene fatto ogni giorno, cioè la distruzione delle città all'interno di Gaza, della striscia di Gaza, la distruzione degli alberi, la distruzione dei terreni agricoli, la distruzione di oltre 200 siti di interesse culturale, artistico, archeologico. Ma Gaza, appunto, proprio perché c'erano 200 siti di interesse artistico, archeologico e culturale, era uno dei luoghi culturalmente più importanti della regione, dove è nato il monachismo cristiano dell'Oriente, dove ci sono stati molti, molti monaci che anche dal punto di vista dell'elaborazione teologica sono stati importantissimi, non solo San Porfirio, ma ce ne sono anche altri. Era un posto dove c'erano teatri, dove c'era una cultura veramente estesa, parlo del tempo antico, ma anche nell'età contemporanea e anche adesso, insomma, noi parliamo di tutte le vittime, e parliamo dei sanitari, e parliamo dei giornalisti, e parliamo di tutte le professionalità, degli accademici, dei professori universitari. Sono stati uccisi tanti poeti, scrittori, artisti. Non è un caso che a Gaza ci fossero tanti artisti, perché è una storia che non nasce da adesso. Quello che è successo dal 48 in poi è che questo territorio, appunto, a sud, è diventato quello che vedete. Ma alle spalle, prima, nel periodo ottomano, ma non solo nel periodo ottomano, c'era tutta una fascia agricola, un po' come Jaffa. Cioè, Jaffa era importante, se leggete su Adamiri, storia di un abito ebreo, di un abito inglese, di una mucca ebrea, parla di una Jaffa che va alle spalle di Jaffa, cioè la città sul mare, e poi alle spalle ci sono i campi, ci sono
gli arancini, gli agrumeti. Stessa cosa per Gaza, cioè un porto che è con una borghesia mercantile molto forte e alle spalle altro terreno. Nel 1948 diventa un posto di 365 km quadrati, in cui arriva chi? Arrivano centinaia di migliaia, 200.000 se non mi ricordo male, di rifugiati che partono da Jaffa. Moltissimi di quelli che sono a Gaza, dico, quando gli ho chiesto, ma voi di dove siete? La risposta è stata di Jaffa, oppure di Ashkelon, che è appena a nord della striscia di Gaza. Questi rifugiati che arrivano dal mare arrivano appunto in parte con una cultura simile, cioè quella della città di mare, del porto, in parte però con un altro tipo di cultura. E che cosa salda per molti anni tutte queste persone? Non solo l'identità palestinese, siamo tutti palestinesi, ma Hamas, prima ancora la Fratellanza Musulmana, riesce a usare la religione per compattare una popolazione che viveva veramente in quel caso sotto le tende. Poi quelle tende sono diventate case, sono diventate palazzi, sono diventate città. Quindi quando noi parliamo di campi profughi parliamo di città, noi continuiamo a definirli campi profughi, ma sono città. È lì che alligna anche la capacità di Hamas di avere consenso, perché USA, un po' questo lo dovremmo anche pensare pensando alle nostre comunità emigrate, usa la tradizione, usa la religione per compattare un pezzo di popolo. Tu dici a un certo punto, scusate, non so se ti ho risposto. Sai, le domande sono più semplici da fare che non le risposte. Non ho risposto, va benissimo. No, invece su quest'ultima cosa che tu hai detto, a pagina 359 più o meno del tuo libro, c'è questa interrogazione. No, invece questa cosa che dici, la storia di Hamas e la sua funzione originaria, formare il buon palestinese musulmano, che non è poca cosa. No, io adesso volevo passare, poi c'è una parte critica, ma la teniamo per la fine, diciamo. No, adesso voglio dare ancora un paio di domande, poi vorrei che anche il nostro pubblico facesse le sue. La penultima domanda è, a un certo punto del tuo libro, ma proprio quasi di sfuggita, tu parli delle donne. E quasi. Cioè, vabbè, e tu dici che, leggo solo proprio la conclusione di questo capitolo, dici, le donne a Hebron come altrove sono state spesso la chiave di volta del successo elettorale di Hamas. Perché ti faccio questa domanda? Perché tra le tante cose che ci raccontano è che il feroce Saladino tratta le donne in una maniera per cui dovrebbero evitare di votarlo. Allora tu apri, però la lasci lì, apri un capitolo che a me interessa moltissimo e credo che qui interessi moltissimo. Cos'è successo per cui queste donne non solo ci sono, ma votano per Hamas? Cos'è successo? Cosa ci hanno nascosto? No, intanto è successo quello che dicevo prima, cioè la donna è vista come il pilastro della famiglia del buon palestinese musulmano. Cioè è la donna che tiene insieme la tradizione, che tiene insieme i componenti della famiglia, che riesce a non farli perdere all'interno di un campo profughi in cui c'hai una tenda e poco altro, e quando poi è comunque una casa e poco altro, e tutta la tua storia è da un'altra parte, viene dato proprio alla donna quel ruolo di tenere insieme tutto. Dovremmo anche questo saperlo poi. Io il film di Paola Cortellesi non l'ho visto, ma suppongo che in qualche modo ci potrebbe aiutare a capire anche come dire mia madre, le mie nonne abbiano... Quando parlavi del giorno con il polpastrello eccetera, veniva quell'immagine lì della conclusione dei figli di Cortellesi, che però fa una gran brutta fine.
o no? Però se tu pensi, la conservazione in Italia nel 48 è stata affidata alle donne, cioè queste certe volte no, allora io ho una gran resistenza a mettere il mio sguardo di italiana, europea, occidentale su un altro pezzo di mondo e comprenderlo con le mie lenti, e quindi devo fare sempre uno sforzo di ascolto per riuscire a capire dove sono le somiglianze e dove le grandi differenze. Però l'anelito alla felicità, alla dignità, credo che sia lo stesso in tutte le parti del mondo. Riguardo alla nostra storia non solo passata, se noi pensiamo anche a come il fascismo ha usato le donne, se noi pensiamo a come nel secondo dopoguerra ha vinto un partito che era, come dire, abbastanza conservatore, più conservatore di altri momenti della sua vita, come la Democrazia Cristiana, non dovrebbe stupirci se alle donne viene dato quel ruolo di aggrapparsi alla tradizione per tenere compatta non solo una famiglia ma una società. E questo è quello che ha fatto Hamas. Poi c'è una seconda componente che non riguarda tanto il ruolo che viene dato alle donne, che viene definito per le donne, ma riguarda i movimenti clandestini, quindi va oltre la Palestina, va in qualsiasi altra parte del mondo. I movimenti clandestini si reggono su una coppia, cioè o c'è un singolo che costruisce, come dire, che va e si affilia a un movimento clandestino ed è responsabile solo di se stesso. Ma se il movimento clandestino deve entrare dentro la società, spesso io ho incontrato coppie, marito e moglie di aderenti a Hamas. E non è che le donne fossero in una posizione di subordinazione, rispetto di subalternità, scusami, rispetto al marito. Era proprio una decisione fatta insieme. E anche quando, come dire, l'uno parlava dell'altro, c'era proprio una storia insieme politica che si può contestare, non contestare, cioè, come dire, l'analisi è un movimento in cui non ci sono solo gli uomini. Certo, se si va a guardare la leadership, sono tutti uomini, quindi è un movimento in cui, come dire, il ruolo subalterno delle donne c'è, su questo non c'è dubbio. Ma nello stesso tempo è una storia condivisa, è anche questa è una cosa complessa. Ed è una delle interviste che non c'è nel libro, ma c'è nella versione americana, poi ci sarà successivamente, si spera, è quello con Jamila Ashanti, che è stata una delle prime ad essere uccisa quando è partita la guerra su Gaza. Jamila Ashanti era la vedova di Rantisi. Abdelaziz Rantisi è stato uno dei fondatori di Hamas, il numero due dopo lo Sheikh Yassin, ha rappresentato una delle figure più importanti nella storia di Hamas. Jamila Ashanti è stata considerata la decana delle donne di Hamas, cioè aveva un potere estremamente forte anche di formazione politica delle donne. E non era un personaggio facile, neanche simpatico, estremamente conservatrice. Però dà anche la dimensione di come appunto le donne abbiano fatto parte e facciano parte di questa storia. Se l'uomo della famiglia aderisce a Hamas, per conservare anche la segretezza di un movimento clandestino, tu devi avere una decisione comune. Altrimenti te ne vai sulle montagne, vai da qualche altra parte, ma altrimenti il movimento clandestino non si reggerebbe. Come se Gaza non ci sono le montagne. Appunto. Ma qui si potrebbe aprire una grande discussione, perché per esempio c'è tutta un'area del femminismo nordamericano nero che sostiene che quella resistenza da parte delle donne, quel tenere insieme la comunità, ha una valenza completamente di segno contrario rispetto al tradizionalismo o al conservatorismo. Quindi
è complicato. Certo, comunque apriamo anche parlando del femminismo islamico, sì, soprattutto nel Maghreb. Certo, certo, perché è estremamente complicato. Perché è complicato e noi ovviamente tendiamo a proiettare sulle donne di altre parti del mondo le nostre scoperte e quindi poi ricadiamo in un pensiero super coloniale che si dichiara femminista ma non lo è, perché è talmente autoriferito che dice, certo, non le abbiamo nemmeno difese tanto, non le abbiamo nemmeno difese tanto. E non solo, posso aggiungere un dettaglio di un'intervista che è stata lunghissima e che è stata non un'intervista, è stata una discussione assieme a una donna di Hamas all'interno di un matrimonio poligamico, e quando io ho detto parliamone, lei ha detto sì, chiuso la porta, abbiamo cominciato a parlarne, eravamo quattro donne, e lei ha detto subito, quindi saremo franche nella discussione, dice, voi come fate a sopportare il fatto che le vostre sorelle non abbiano la stessa protezione quando sono le amanti di vostro marito? Nel senso, gli stessi diritti, più che la stessa protezione, gli stessi diritti che hanno invece le mogli all'interno di un matrimonio poligamico. La discussione è andata avanti, ma per dire, e ovviamente anche la risposta è stata una discussione non unidirezionale, ci sono state anche cose che abbiamo detto noi con la nostra storia di femminismo italiano e non solo, però per dire che certe volte bisogna ascoltare lo sguardo dell'altro e porsi anche delle domande. E questo è stato per me estremamente interessante, anche proprio per togliermi questa parte coloniale che comunque tutti noi ancora conserviamo. È un esercizio molto duro e quotidiano, direi. Io un'ultimissima cosa mia e poi apriamo. Allora, non ti faccio la domanda, quell'ultima, ma la critica, una perplessità. Il tuo libro si intitola Dalla resistenza al regime, col senno di poi potremmo dire dalla resistenza al regime alla resistenza. E sai cosa ti voglio chiedere? Però devo leggerlo, quindi togliermi gli occhiali, perché c'è una cosa proprio molto problematica per me, in cui proprio mi piacerebbe che tu spiegassi. Perché contrapponi resistenza a politica? E io mi sono segnata questa cosa. La normalizzazione prevista dalla tua accezione di politica sarebbe stata possibile in un luogo come Gaza, sigillato, come dici, come descrivevi prima, non più che sigillato, strangolato, affamato, privato di tutto, dove era in dubbio persino la sopravvivenza. Allora, come si fa a far politica in un luogo del genere? Quindi Hamas non è solo il regime a Gaza, il solo regime, Hamas è dappertutto. Io vorrei che tu ci raccontassi un po' meglio il passaggio, che cosa intendi per politica e che cosa intendi appunto per regime. Allora, intendo anche la repressione che ha fatto Hamas dentro Gaza, perché questo non bisogna dimenticarselo. E siccome c'è stata, ci sono state le pene di morte, c'è stata una repressione della libertà d'espressione, e non possiamo non vedere tutte le sfaccettature, fino a che questa cosa non è diventata un regime, detto non da me, dai gazzani, non da tutti, certo, ma chi siamo noi per ascoltare solo una parte di chi ha vissuto a Gaza in questi anni? E non ascoltare tutte le parti. Ora, invece, Maria, secondo me, va al cuore della questione, cioè noi applichiamo dei parametri che sono quelli di un paese, virgolette, normale, che non è normale neanche il nostro, però di un paese normale in cui, come dire, pensiamo ci sia una democrazia rappresentativa, eccetera, eccetera. Non siamo un territorio occupato. Non siamo un territorio occupato militarmente,
non abbiamo il monopolio dell'uso della forza. Non parlo in questo caso di Gaza, ma parlo per esempio della Cisgiordania, non abbiamo il monopolio dell'uso della forza, i corpi di sicurezza sono di un'entità, non di uno Stato, i corpi di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese. Non sappiamo cosa ci può succedere domani perché non abbiamo diritti. Allora, già il fatto di esercitare politica è una resistenza. Nella dimensione palestinese la resistenza ha due termini, una è mukawama e peraltro è nel nome, nella sigla di Hamas. Hamas è Harakat al-Mukawama al-Islamia, cioè movimento di resistenza islamico. Quindi nello stesso nome c'è resistenza, quando la resistenza è anche armata. Sumud è la resistenza non violenza, è la pazienza, è questo essere di fronte all'altro, al nemico, conservando la propria dignità, è una parola di per sé stesso complessa. Quando sono andata, forse non mi ricordo se la penultima volta a Gaza, e incontravo i ragazzi per capire che cosa pensavano le nuove generazioni dopo il fallimento della svolta elettorale, la chiusura, lo strangolamento di Gaza, tutti dicevano no, ma io me ne vado nella mukawama, quindi nella resistenza armata. Trasmettendo una delusione per la politica come la intendiamo noi, cioè per l'esercizio della politica all'interno di una cornice in cui la politica democratica ha una rappresentanza, ha delle istituzioni all'interno di una certa cornice. Erano delusi ormai da quella cosa, perché quell'esperienza aveva dato luogo, anche per colpa di Hamas e delle brigate al-Qassam e di quello che avevano fatto dentro Gaza con il colpo di mano, ma anche per colpa di Fatah, che aveva pensato di fare il colpo di mano prima di Hamas, insomma per la divisione all'interno della politica palestinese. Loro erano stati delusissimi e quindi la loro risposta era: siamo in un territorio occupato, ci strangolano, non siamo riusciti a liberarci e ad essere, a gestire il nostro Stato attraverso la politica rappresentativa, andiamo nella mukawama. Questa è secondo me la differenza. Ovviamente questo termine cambia a seconda dei momenti, perché Hamas ha usato strumenti terroristici in alcune parti anche lunghe della sua storia, cioè tra il 94 e il 2005 gli attentati suicidi sono stati contro i civili, con una giustificazione, cioè che l'intera società israeliana era una società militarizzata perché c'era la coscrizione obbligatoria, cioè l'esercito di popolo. Però attenzione, questo si potrebbe applicare anche a Gaza, cioè quello che sta succedendo a Gaza. Bisogna stare attenti a usare i termini. E bisogna soprattutto prendersi la responsabilità di dire che Hamas ha usato lo strumento del terrorismo. E sfido chi non è stato in Palestina quando c'erano gli attentati suicidi davanti ai caffè e sugli autobus a dire che non erano attentati terroristici, così come il 7 ottobre. Poi, la storia parlerà di quello che è successo veramente il 7 ottobre, perché non possiamo dirlo adesso, ma la fotografia che noi abbiamo è quella. Sono 1200 persone che sono state uccise, due terzi civili. E questa cosa va detta e ripetuta, perché questo vuol dire conservare noi la nostra umanità e noi, i nostri valori, quelli buoni ovviamente, i nostri valori, perché questo consente di dire le cose come sono, quei 2200 morti e gli oltre 27.000 palestinesi uccisi in 120 giorni di bombardamenti a tappeto. Senti, sono giorni e giorni che non riesco a fare la percentuale, continuo a pensare 1200 di là
e ai 27.000 di qua, non riesco a dire quanto per ognuno ucciso di là, quanti di qua. 35.000 però sono morti, non sono 27. No, vabbè, comunque metteci basta per farla per le cifre ufficiali sono le 27.000, poi ci sono quelli sotto le macerie, che ancora non riusciamo a contare, e ancora neanche il Ministero della Salute riesce a contare. Ma cambia qualcosa se sono 27.000 o 35.000? Non cambia. Gli 11.500 bambini, cambia? Gli amputati? Cioè, di coloro che moriranno di dissenteria, eccetera? I probabili 100.000 alla fine di questa storia? La questione di fondo è però, per ognuno di noi, conservare... Per me, che ci ho vissuto tanti anni, penso che in parte sì, io sia stata cambiata da Gerusalemme, ma in parte semmai è più netta per me il riconoscere l'umanità dovunque e che riguardi chiunque. Questo per me è fondamentale. Pensate, un piccolo aneddoto, poi apriamo. Ormai tanti anni fa, doveva essere il 2002, un amico israeliano, ebreo israeliano, Mikado Barshavsky, che sicuramente hai conosciuto anche tu, che aveva due figli e che non voleva che i figli rimanessero a vivere lì, ma non perché era piuttosto rischioso, ma perché non voleva che diventassero troppo duri. E io questo, senti quelle cose che ti restano scolpite in testa, perché per vivere in un posto che tratta se stesso, oltre che gli altri, così, si rischia di diventare molto, molto brutti. Vabbè. C'è una parola in arabo e in ebraico che saber sabra, sì, che dice questo. Dai, no, allora, sarebbe il cactus, sarebbe il fico d'India, veramente. E vuol dire questa durezza esterna. Amosozzi si è sempre definito un sabra. E saber però è anche una delle qualità che i palestinesi si riconoscono, la tenacia, sì. Pazienza, tenacia. Aspetta, c'era un lancio. Chi aveva alzato la mano là? Mi dai il microfono, poi gli dai il microfono. Per il microfono. Certo. È importante che qua. Io avevo visto una mano alzata da qualche parte. A lei? A lei. No, sì. Cioè, c'è la prima no, no, no. Buonasera. Io volevo capire, per favore, questa storia di Hamas rispetto al paragone, non so se è tanto azzeccato, lei che c'è tutto saprà sicuramente se il mio paragone è corretto, con la faccenda dei partigiani che venivano definiti nazisti assassini dagli avversari dai quali cercavano di liberare l'Italia, erano definiti terroristi assassini. Mio nonno, per dire, ha salvato 38 ebrei, ma per partito fascista era un terrorista, un assassino, per dire, eppure era una persona rispettabilissima. Seconda cosa, questa faccenda della collocazione dello Stato palestinese. Io sappia, la popolazione ebraica è originaria di Ur, Mesopotamia, quindi che legame ha con la zona palestinese, visto che è più o meno originaria di zona irachena, perché Abramo era nativo di Ur, mi pare. Non so che cosa ci fanno lì e perché li hanno messi lì e che cosa sta succedendo. Beh, insomma, c'erano da alcune migliaia di anni. Ribadisco quello che ho detto prima, c'è una questione di umanità che va conservata, e almeno io per mio conto la conservo, e questa è la mia posizione, e non mi smuovo da lì. Quindi non vado a dire ma questi da quanto tempo c'erano, ma questi da quanti altri. Il senso di legame con la terra, sia da parte degli israeliani sia da parte dei palestinesi, è il medesimo, cioè per tutti e due i popoli quel pezzo di terra è dal Mediterraneo al Giordano, dal nord Ras al Nakura a Rafa. Il problema è proprio questo, cioè del riuscire a essere su quella terra tutti insieme. Dopodiché, siccome io non credo ai trasferimenti forzati né da una parte né dall'altra, non mi verrebbe proprio in mente di pensare di piazzare, come dire, nessuno dei due popoli da nessun'altra parte.
Cioè, per me l'espulsione è un crimine per entrambi, non solo per uno, per entrambi. Dobbiamo evitare, questo lo dico come consiglio e come persona che ha vissuto lì e ha vissuto con entrambi, dobbiamo evitare questo, non tanto la polarizzazione, ma questa lettura in bianco e nero di una storia, appunto, che è una storia contemporanea. Noi questa storia contemporanea stiamo affrontando, non quella biblica, perché altrimenti ricadiamo in quello che dicono i coloni, e cioè i coloni, non solo quelli radicali, i coloni che dicono: ma noi la roadmap già ce l'abbiamo, ce l'ha detta la Bibbia. Ecco, io non riesco, francamente, per come sono fatta, forse perché sono una contemporaneista, a schiacciare quello che succede oggi, né sulla Bibbia né sul Corano. Cioè, per me è una questione di storia contemporanea da una parte, da una parte è una questione nazionale per entrambi, perché riguarda un pezzo di terra, non un pezzo di libro sacro, perché per entrambi è una questione di un pezzo di terra. E riguardo al terrorismo, certo che le Nazioni Unite non sono riuscite a fare una conferenza per definire il terrorismo. Noi non abbiamo una definizione di terrorismo che è globale, che è riconosciuta, normata, proprio perché il terrorismo è una definizione estremamente difficile, controversa, e che si può applicare a seconda dei luoghi. Per quello che ho visto io, nella mia esperienza lì, un attentato suicida su un autobus è un atto di terrorismo. E lo era anche Baruch Goldstein dentro la moschea Ibrahimi, quando ha massacrato 29 palestinesi fedeli all'interno. Ovvio che, a seconda di chi guarda le cose, la definizione non solo di terrorista, ma la questione di cattivo, la questione di nemico, cambia. Chi definisce il cattivo? Chi definisce il nemico? Questa è una cosa irrisolvibile e che va risolta da una parte dalla politica, perché su quel pezzo di terra è stata esercitata una mala politica internazionale che non conosceva e non conosce i protagonisti e non conosce la terra, dall'altra spero dalla giustizia internazionale, che seppure non ha una definizione di terrorismo normata, ha una definizione di crimini. Crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Avrei preferito che fosse entrato subito in campo il Tribunale Penale Internazionale, più che la Corte Internazionale di Giustizia, che si occupa dei rapporti fra Stati, e quindi avrei preferito che da subito, come aveva detto Karim Khan, il procuratore generale del Tribunale Penale Internazionale, si definisse la responsabilità degli individui, così come è stato fatto in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, come è stato fatto per il Ruanda. Questo non è ancora così, perché dice che sta indagando, le pressioni sono ormai forti, perché le denunce che arrivano all'AIA, non alla Corte Internazionale di Giustizia ma al Tribunale Penale Internazionale, sono ormai veramente tantissime, quindi credo che non mancherà molto all'emissione di mandati d'arresto internazionali. Però non possiamo neanche applicare la nostra storia europea, appunto per quello che diceva Maria, del nostro sguardo coloniale, dall'altra parte. Quello che è successo in Europa, e parlo del nazismo, è una storia che appartiene all'Europa. Ciò che succede dall'altra parte, che con semplificazione estrema viene definita dall'una e dall'altra parte nazismo, è una semplificazione che non ci aiuta a leggere quello che sta succedendo. Ci sono delle cose più semplici, più semplici e più tragiche, cioè si stanno compiendo crimini, sì, e allora i crimini vanno perseguiti, e già questo mi sembrerebbe un risultato enorme rispetto a quello che sta succedendo. Rispetto al termine terrorista volevo fare una domanda che era un po' simile a quella che è già stata fatta, nel senso che terrorismo è un vocabolo nuovo che appunto non ho sentito usare tanto per i nostri partigiani. Però la domanda che vorrei fare adesso, allontanandomi da questa, è: come considera lei
penetrare nel territorio della Palestina storica da una popolazione che non c'è mai stata in senso numericamente preponderante, in maniera violenta, come è stata fatta, come è stato fatto dal colonialismo sionista. Quindi può darsi che sicuramente la soluzione migliore è che tutti ci vivano in pace, tranquillamente e coesistano, ma c'è una storia dietro alla penetrazione sionista nel territorio palestinese ed è una storia di colonialismo ben precisa e molto violenta e documentata. Certo che esiste una storia di colonialismo. E allora che vogliamo fare? Vogliamo cacciare tutti quanti? Ho detto di no. E allora quella storia di colonialismo si elabora e si affronta con la politica adesso. Perché lo sappiamo tutti com'è la storia del Medio Oriente, che è già un termine coloniale, del Vicino Oriente altrettanto, dell'Asia occidentale, come invece adesso viene definita per dare un termine, come dire, più neutro e allontanarsi dal colonialismo. Tutta quell'area, non solo Israele e Palestina, ha una storia di colonialismo che ha rovinato quel pezzo di terra. Sul fatto che non ci fossero ebrei in Israele e Palestina o nella Palestina mandataria, c'erano molti cittadini ottomani di fede ebraica. Sono quelli che abitavano nel quartiere dove io ho vissuto a Gerusalemme. Quindi dobbiamo anche stare lì attenti a differenziare fra l'immigrazione sionista che è venuta dall'Europa rispetto a un'altra parte dell'ebraismo che è quella dei cittadini ottomani di fede ebraica. Ma proprio per questo dico che non bisogna andare per slogan, perché lo slogan non risolve nulla. Bisogna invece affrontare questo pezzo di storia, così come quello precedente, attraverso le lenti complesse e anche attraverso una ricerca di soluzioni che, come dire, lo slogan non risolve. Perché dire ma quelli non c'erano prima risolve il fatto che ci sono 10 milioni dentro Israele, altri che ci sono 15 milioni di persone, a me non interessa a quale delle comunità appartengono, che ci sono almeno 15 milioni di persone all'interno di quel posto. Ma quanti erano i primi del Novecento? Ma lei fa i conti dei primi del Novecento, fa i conti di oggi. Lei fa i conti prima dei 27.000 che forse sono 35.000 uccisi, ma non fa i conti dei 15 milioni di persone che ci sono adesso. Il 6% era la comunità ebraica agli inizi del Novecento, erano il 6%. Vuol dire che questi che ci siamo sono coloni. Allora, ci sono almeno 7 mani alzate. No, scusa, dopo chi è che c'era? C'è tu? Si può essere, non lo so, non vedo dietro. No, volevo solo, è vero, questo discorso sulle persone va benissimo, per carità. E così anche la lezione della storia. Il mio scandalo proprio personale, la mia totale sconvolgimento sono i territori occupati, cioè i settlement, cioè, è questo ultimamente, ogni anno, ogni giorno, gli ebrei che veramente non hanno la più pallida idea neanche dove sia Israele, vengono portati lì, buttando fuori le persone da casa loro, cioè, andandoli a picchiare ogni giorno, disturbandoli in ogni modo, costruendo strade, costruendo piscine, cioè, è questo che io non riesco a sopportare. Allora, a me mi sta molto bene il discorso sulle persone, mi sta bene tutto, però non voglio neanche, cioè, non mi sta neanche bene il discorso di Abramo, perché veramente non mi interessa. Però cosa fa la comunità internazionale? Cosa fa il mondo davanti a questo scandalo che non è del 7 ottobre,
perché negli ultimi, proprio recentissimamente, questi arrivano, si comportano da fascisti, fanno quello che gli pare e va bene così. Chiaro. Non va bene così. Ma perché ho detto che va bene così? No. Ho detto che va bene così, ci ho vissuto, cioè i checkpoint li ho passati per 10 anni da privilegiata con un passaporto italiano. E tutti noi l'abbiamo passata, alcune, molti di noi l'hanno passata con un passaporto privilegiatissimo, italiano ed europeo. Ma quei checkpoint li abbiamo visto il muro, abbiamo visto i coloni. Io li ho anche intervistati, molti di loro, come dire, e mi sono sentita che la roadmap era già nella Bibbia, motivo per il quale, come dire, io preferisco concentrarmi sulla politica contemporanea e non sulla definizione di appartenenze, anche se le appartenenze contano. Ma la questione che lei dice e su cui io sono totalmente d'accordo riguarda anche noi giornalisti, cioè il vuoto informativo che c'è stato negli scorsi almeno 15, forse 20 anni. Questo è stato il problema. Quindi non è che io non la pensi come lei riguardo, io preferisco pensarlo in termini di crimini, perché tutti quelli che lei ha elencato sono crimini. Ecco, per cui non è che ho detto che non ci sono. Ho detto che bisogna che la responsabilità della giustizia internazionale è identificarli e che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU non hanno avuto seguito, ma sono lì, sono lettera, sono scritte nero su bianco, ed è il motivo per cui in questi ultimi mesi noi assistiamo a un tentativo di screditare le Nazioni Unite in tutte le sue agenzie. Perché? Perché quella è lettera, cioè quella è forma che è sostanza. Allora è questo che dovremmo continuare a fare, quello dicevo a Maria, che c'è una necessità di rialfabetizzare perché c'è stato un voto informativo, ma è vero, è così, è vero, noi non sappiamo, se non siamo andati là, noi, dico, noi come comunità, non sappiamo quello che è successo lì, non sappiamo della quotidianità dentro la Cisgiordania, non sappiamo della vita che può finire così in un Fiat perché sei passato dal checkpoint sbagliato a un'ora sbagliata, eccetera eccetera. E quello che sta succedendo dal 7 ottobre è molto peggio di quello che noi abbiamo visto. Il tentativo, anche quello che dicono i palestinesi della Cisgiordania, cioè che il secondo fronte, quello della Cisgiordania, è un fronte in cui si rischia l'espulsione come quella che stanno rischiando a Gaza, è nei fatti. Alcuni villaggi sono stati depopolati e le persone sono andate a vivere da un'altra parte perché non era più possibile vivere nei loro pur poverissimi villaggi, da Safari Atta, ma anche dalle parti di Nablus. E questo è, ma questo vuol dire che esistono dei crimini che sono stati compiuti all'interno di un territorio occupato da parte della potenza occupante. 70 anni non so. Scusa. Oh! Buonasera a tutti. Prima di tutto mi fa piacere. Che è il presidente della comunità palestinese. Niente, io magari comincio un attimino del pezzo di terra. Pezzo di terra è un concetto, quando si tocca proprio i diritti internazionali in tutto il mondo, quando si tocca, si arriva ai palestinesi, si dimentica tutto. Perché il primo passo che è stato proprio ingiusto, come noi vediamo qua, la terza, la spartizione. La spartizione è stata il 29 novembre, il riconoscimento di Israele 46. E il 48, sono passati solo 6 mesi. In questi 6 mesi l'ONU non ha assolutamente il diritto di riconoscere Israele il 78%. Ah, doveva riconoscere solo il 55%, come era la spartizione. Primo passo che è ingiusto.
non aveva perché quando le cose sono un po' cominciano ingiusti, certamente è un pezzo di terra che diventa molto difficile dividerlo o a farlo. Per questo motivo, certamente che quando chiede un palestinese di fare la mappa della sua terra, della sua patria, lo fa tutta la Palestina, e qualcuno che si arrabbia anche quando noi diciamo Palestina libera. Mentre se tu prendi un israeliano, lo dici, lo fai la mappa, non sa quale confine, perché è l'unico paese al mondo che non ha depositato i suoi confini. Allora questo pezzo di terra, se noi vogliamo tornare a dire, ah, ma io sono qua, va bene, come sei venuto qua? Sei cascato dal cielo, non sei nato come io da migliaia di anni. Però possiamo superare questo, dire ok, come abbiamo fatto a Oslo, come abbiamo fatto le trattative che sono da 93 e non è applicato niente, perché giustamente, perché la mano più forte, ma non di Israele, dell'Occidente, che fornisce, che aiuta, perché i diritti internazionali, come dicevo prima, applicato a tutto il mondo, tranne a Israele. Come anche questi giorni, ci sono i massacri da noi, guarda caso, che in Europa si comincia a parlare dell'antisemitismo, viene a galla, lo lasciò, viene a galla. Il 7 ottobre, quando qualcuno mi dice che condanni o meno, io dico che bisogna leggere tutto il libro, come il suo libro, non si può leggere l'ultima pagina poi giudicare il suo libro. E la storia della Palestina è questa, tu non puoi prendere un atto e senza dimenticare 75 anni. 75? Sì. 75. E allora abbastanza difficile anche questo. E adesso, come dicevo prima, che volevano anche cancellare l'UNRWA, perché se noi, o voi notate, che l'attacco più massiccio proprio ai campi di profughi, che l'80%, come stavo dicendo, che sono a Gaza. Allora, tentano con questa manovra, ma non solo gli israeliani, ma anche gli americani, ma anche il silenzio dell'Occidente, dell'Europa, che tutto quello che sta succedendo non ha nessun significato, per niente. Però, per fortuna, che ogni sabato che noi usciamo, ci sono moltissimi che affianco al popolo palestinese. Ma ecco, la mia domanda è questa, se per caso ti viene annullato proprio l'ombra, che dobbiamo scrivere a Onker, che da qualche parte ci metteranno. Io sono con il parere che l'Onker vuole che cancella. Per un altro. Perché Onker, che la differenza, no, c'è una differenza tra uno e l'altro. Perché Onker garantisce solo la sanità e l'istruzione. Per Onker che doveva garantire anche il ritorno. No, no, no. O almeno, no, no, no. O almeno aiutare, aiutare questo. Prendi il microfono. Paolo, poi deve andare un'altra, ma questa è la domanda. No, no. Dove andremo a finire? Allora, l'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, è quello che copre il sostegno a tutti i rifugiati del mondo. L'UNRWA, cioè l'agenzia dell'ONU che si occupa solo dei rifugiati palestinesi, si occupa dei rifugiati palestinesi a tempo fino a che non ci sarà il ritorno. Quindi il diritto al ritorno è anche all'interno della ragione per cui l'UNRWA è stata istituita, e ci sono anche delle commissioni, ieri mi stavo cercando le cose, ci sono delle commissioni che si occupano delle proprietà arabe dentro Israele, che
sarei molto curiosa di vedere tutta la lista delle proprietà, e ci sono delle sono state istituite all'inizio degli anni 50 delle commissioni di concertazione. Che fine abbiano fatto francamente non lo so, ma sarebbe molto interessante. Ma è proprio questa lettera che fa paura, cioè è proprio la forma dell'URBA che fa paura. Per rispondere a Hader, a me sembra che l'URBA, smontare l'URBA significhi anche smontare l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nel senso che l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è l'unica rappresentante del popolo palestinese, che quindi va oltre l'autorità nazionale palestinese e comprende tutto il mondo del rifugio. Se il mondo del rifugio non è neanche quantificato, non solo nei rifugiati originali del 1948, ma nei loro discendenti, è come chiudere la questione palestinese, farla diventare anche di misura più piccola, come una riserva indiana. È per questo che secondo me l'attacco all'URWA è politicamente molto, molto duro. Arrivo. Scusate, Paola ha un'intervista radiofonica adesso, tra pochissimo. Fa una domanda? Non lo so, Paola cosa dice? Sì, ma è difficile. Comunque, è vero che, allora, è vero che si sente anche da parte palestina chi dice che le Nazioni Unite non servono a niente. Sono d'accordo invece con te, che assolutamente va mantenuto, perché è l'unica cosa per ora che c'è a livello di comunità internazionale. Quello che mi chiedo rispetto alla comunità internazionale, ma compresi i paesi arabi, com'è che c'è questo totale abbandono dei palestinesi, totale proprio? No, non c'è un totale abbandono, questa è una nostra lettura, cioè come dire, non arrivano gli eserciti arabi come nel 48 o nel 73. No, non è vero, non è vero, anzi c'è molta preoccupazione. Mi ripeto rispetto a quello che ho detto anche altre volte, noi tendiamo a schiacciare una nostra visione, per esempio, dei rifugiati su una visione europea, cioè ma perché non vengono accolti i palestinesi dall'Egitto o dalla Giordania o dagli altri paesi come noi, come dire, chiediamo che vengano accolti i rifugiati che arrivano a Lampedusa? Il problema serio è che aprire Rafa e far defluire i rifugiati palestinesi, gli sfollati, i profughi, verso il Sinai vorrebbe dire che queste persone non ritornano più nei confini palestinesi e c'è la seconda Nakba. Quindi, scusa, mi riferivo alle pressioni su Israele. Ma allora, gli arabi le pressioni su Israele la stanno facendo per quanto la possono fare, per esempio tutte le risoluzioni, la più grossa risoluzione che è stata poi approvata dal Consiglio di Sicurezza è stata presentata dagli Emirati Arabi Uniti ed è riuscita ad essere approvata. Le risoluzioni all'Assemblea Generale, la più importante è stata quella presentata dalla Giordania, che è la più dura fra i paesi, nessuno se lo sarebbe immaginato, la Giordania è il paese più duro nei confronti di Israele e dell'Occidente, potrebbe essere a rischio anche il trattato di pace, cosa che è estremamente interessante da parte di un paese in cui c'è la sede regionale dell'ONU, è diventato uno hub regionale dell'ONU e anche visti i rapporti con gli Stati Uniti. Quindi c'è una presa di posizione forte per esempio da parte della Giordania e persino da parte dell'Egitto. Il Qatar media, pur avendo una base, la più grande base aerea americana della regione a Al-Udeid e avendo dentro la leadership di Hamas, quindi in un perfetto ruolo di mediatore, quello che possono secondo me lo stanno abbondantemente facendo, noi non lo sappiamo tanto perché è dietro le quinte e quello che dicono all'esterno è molto duro, non è vero che non sia duro. Mi dispiace moltissimo, ma devo scappare, perché se ci vediamo, grazie.